L'esperienza da Dio Pizzo ha insegnato che è possibile cambiare le cose. Questo racconto ai ragazzi, credendoci, essendo contagiosi con il nostro entusiasmo, cercando di fare rete. A Dio Pizzo, oltre ad aver ottenuto risultati importanti, ha convinto una generazione di ragazzi che impegnarsi non è una cosa solo per gente noiosa, gente che non ha una vita divertente. No, tu puoi fare queste cose divertendoti. Il turismo è decisivo in questo. Per due motivi. Innanzitutto è misurabile, un impatto misurabile. Tutto il nostro fatturato va distribuito in quelle aziende, puoi calcolarlo con esattezza. E poi perché parli a persone che sono libere, prive da qualsiasi condizionamento. Quindi a Dio Pizzo Travel, ecco, è stata l'evoluzione anche naturale in qualche modo da Dio Pizzo. È uno strumento efficace che porta economia che viene da fuori e incide e cambia il territorio. Dio Pizzo Travel nasce da un'idea di 10 anni fa. Noi ci occupiamo di turismo etico a sostegno di chi dice no alla mafia. Addio Pizzo Travel non fa altro che applicare al settore turistico quella che è la campagna di Addio Pizzo e quindi includere questa lotta di liberazione della nostra terra anche i non siciliani, quindi permettere a chi viene in vacanza qui in Sicilia di avere la garanzia di scegliere ristoranti, pizzerie, hotel che non pagassero il pizzo, per sostenere questa scelta, per renderla vincente economicamente e nello stesso tempo provare a costruire una nuova narrazione. Ci sono tre modi di raccontare la Sicilia. Ci sono tre modi. Il primo è ignorare la presenza mafiosa. Cioè tu puoi fare 15 giorni di vacanza in Sicilia e non accorgerti della presenza mafiosa. Un altro modo è stato quello di giocare con la mafia, i mafia tour. Qualcosa di ridicolo se non fosse drammatico. C'è gente che si veste da mafioso come se il mafioso avesse una divisa, spara dei colpi in aria con la lupara l'ultimo giorno, l'ultima cena. C'è questi tour operator stranieri che fanno questo. Oppure c'è un altro modo, che in qualche modo abbiamo inventato noi, che è quello di parlarti di mafia, di raccontare la mafia, ma raccontarti anche chi resiste alla mafia, raccontare la storia di chi è presente, di chi ce la fa, di chi come Addio Pizzo ha deciso di affrontare questo tema facendolo nel modo più semplice possibile, più naturale possibile, cercando di essere in tanti e fare rete e creare impatto. Addio Pizzo Travel nasce come un'esperienza, diciamo, di associazione, poi nel tempo diventiamo una cooperativa sociale con licenza di tour operator, quindi noi organizziamo viaggi a tutti gli effetti, quindi dall'A alla Z, scegliendo ovviamente con cura le destinazioni, i nostri fornitori, tutti certificati da Addio Pizzo. Noi siamo in 6 in ufficio più una quindicina di ragazzi che poi accompagnano i gruppi e le esperienze da raccontare. Lavoriamo prevalentemente con gli studenti, che è qualcosa di molto naturale per noi. Poi noi ci rivolgiamo a qualsiasi forma di turista, un indotto composto da tutte aziende che hanno detto no al pizzo, quindi quando andiamo in un quartiere popolare scegliamo la pizzeria dove il pizzo non si paga. Quindi questa scelta, anche simbolica, no? Vedi in quel quartiere che non è abituato a vedere turisti arrivare un pullman di 50 persone che scendono al pullman e scelgono quella pizzeria, è un modo per dare coraggio a chi ancora non ha avuto la forza di denunciare. Se riusciamo a far capire, soprattutto ai più giovani, nuove generazioni, che stare dalla parte della legalità non è solo giusto, qualcosa di cui ti riempi la bocca tu che hai la pancia piena, ma può essere anche conveniente, allora lì hai trovato gli strumenti per parlare veramente a tutti. Tu puoi fare il tour militante con noi conoscendo le storie, ma tu puoi decidere di farti una vacanza di una settimana al mare. Però magari vuoi mangiare in una pizzeria che non sostiene la mafia, che non paga il pizzo, e alloggiare in una casa che non appartiene a un mafioso. Questa è la risposta che noi diamo, quindi possiamo rispondere a tante target differenti, a tanti mercati. Organizziamo tour in bicicletta nell'Alto Belice Corleonese, quindi facendoci assaggiare il meglio, conoscendo dei paesaggi che un turista non si aspetta di trovare in Sicilia. Il turismo pizzo free che noi proponiamo è una modalità, diciamo, di conoscere una terra che poi può essere declinata in tante maniere. Per me l'Italia che cambia è la gente, sono soprattutto i giovani che
decidono di mettersi in gioco. E già si vince, io sono convinto di questo, che già si vince quando ci si pone la domanda: cosa posso fare io? È una vittoria, si è aperta la strada per mettersi in crisi e trovare la nostra strada, il nostro percorso. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.